dal 18 al 20 novembre torna Milano Auto Classica qua nel mitico polo di Rofiera, quindi Milano Fiera. In questi giorni ci saranno delle cose veramente molto interessanti, perché questo salone dedicato alle auto storiche e sportive torna con tantissime novità, tre padiglioni allestiti per portare tutte le auto dei privati, delle case automobilistiche, dei club, dei registri storici, ma anche dei musei che presenziano, oltre ad avere ovviamente tutti gli stand allestiti per ricambi e tutto ciò che riguarda l'automobilia. Insomma, un'occasione da non perdere, anche perché qua saranno battute due aste molto importanti con pezzi veramente unici. Ma la vera domanda è: quali sono le auto più speciali che abbiamo incontrato? Beh, lo scopriremo tra poco, andiamo a vedere. Verrò accompagnato da Antonio. Ciao. Perché è lui che ovviamente vi farà vedere tutte le macchine. Insomma, sarà un po' il mio Virgilio di questo salone, quindi ti cedo il microfono. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Dove andiamo? Andiamo a farci un giro, boh, cominciamo da cosa? Vediamo. Vabbè, ma questo è un paradiso, cioè avete visto quante ce ne sono? Sette F40 tutte insieme. Facciamo due conti, allora, un motore V8 da 2,9 litri, 480 cavalli, quindi per 7 sono 3.300 e rotti cavalli, per 2 milioni a macchina, quindi 14-15 milioni di euro, se bastano. Questo è un paradiso degli anni 80. F40 naturalmente è un mito, ormai la conosciamo tutti, ma sappiate, 1987 si chiama F40 per un motivo particolare. Nasce per festeggiare i 40 anni dell'azienda di Ferrari. Da 1947, una cosa che magari non sapevate. Comunque, ecco qui che abbiamo la sportiva che secondo me è entrata di più nell'immaginario comune per tutti, perché se uno pensa a fine anni 80, inizio 90, macchina sportiva, o il Porsche 959, o la Ferrari F40. Che meraviglia tutte vederle così insieme qui a Milano Autoclassica, qualcosa di meraviglioso. E tra l'altro sappiate che qui ce n'è anche una che magari avete anche già visto in momenti molto un po' più tristi, ecco, diciamo, perché quella che ha preso fuoco a Monaco, ebbene, è tornata in vita e è qui, tra queste. Non vi dico quale, ma è qui tra queste. Se vi dico anni 80, che cosa pensate? Alle auto pazze o a turbo? Vabbè, tanto qua c'è tutto quanto. È una M3, la prima M3, la E30, fatta nel 1987, anche se poi già dall'88-89 è stata modificata, diventando poi quella che è l'evoluzione, che è anche quella rara, ma la prima è ancora più rara, se vogliamo. Qui ci sono 200 cavalli o fino a 230 nella versione più cattiva, non so se rendo l'idea. Parliamo di una macchina degli anni 80 in cui si poteva già arrivare da 0 a 100 in 7 secondi. 7 secondi negli anni 80, roba che proprio non esiste ancora oggi, a vederla così su macchine anche potenti, anche cattive. E pensate un po', questa macchina qui è una fra le più ambite dagli appassionati e siamo tra i 70.000 e i 100.000 euro. Macchina da 35 anni, epoca ci siamo. È bellissimo, gli anni 80 sono un posto, un periodo meraviglioso. Ah beh, qui uno dei capolavori, uno dei tre capolavori di Mauro Forghieri. Proprio lui, il mister che da poco ci ha lasciati e che ci ha lasciato queste tre meraviglie. Quella che vedete qui, la prima, qui in fila, è una 312 B3 che veniva chiamata spazzaneve per via della sua forma e va bene. Ma sapete che questa è una storia molto particolare. Non ha mai corso effettivamente questo prototipo chiamato spazzaneve per le forme così, ma Mauro Forghieri lo andò a progettare. A un certo punto Forghieri venne estrapolato dal suo ruolo e fu affidato il design a dei progettisti inglesi. Però, visti gli scarsi risultati ottenuti in Formula 1 nell'anno 72-73, a un certo punto, mi sembra nel Gran Premio d'Austria, se mi ricordo giusto, Forghieri venne ripristinato nel suo ruolo e non riuscì comunque a risostenere la stagione, a risollevare quindi i risultati della Ferrari, ma comunque riuscì a far capire che il suo progetto funzionava bene e funzionava davvero. E infatti vedete lì una firma per dire che lui ha studiato questa macchina, dove diceva, ve lo leggo così: con questa ho potuto capire molte cose in più, con simpatia e con un po' di invidia, Mauro Forghieri. Questo era un prototipo, tutto sommato, ma non male. V12, 180 gradi, 3 litri, 485 cavalli a 12.500 giri, i bei vecchi tempi dei V12, 325 km orari con un 5 marce, naturalmente 5 marce ad H, perfetto. E poi andiamo un po' avanti negli anni ed ecco qui che arriviamo al 1979. Dovreste vedere un nome proprio qualunque sulla fiancata. Mi sembra di leggere Gilles Villeneuve.
probabilmente uno dei migliori piloti, secondo me, in Formula 1 nella storia, insieme a Niki Lauda, ma diciamo che le storie sono abbastanza vicine perché lei è la 312 T4, cioè un'evoluzione della 312 T1, se vogliamo, ma T, che è quello con cui Niki Lauda effettivamente aveva vinto il campionato del mondo nel 1975 e poi ha corso con la successiva nel 76 e poi la 77 e così via. Questa invece del 79 è la quarta evoluzione, la T4, che offre un V12 180 gradi, sempre 3 litri, come l'altra 112 B3 spazzaneve, ma con 515 cavalli di potenza a 12.300 giri, quindi sempre girando bel in alto, e anche qui 5 marce. Voi pensate, scommetto, che solo oggi si parla di motori V6 turbo per quanto riguarda la Formula 1? Vi sbagliate. Vi sbagliate perché nel 1980 Ferrari decide che la 312 T5 ormai era diventata obsoleta come progetto, il T5 effettivamente non ha neanche avuto una grande competitività, non so come si dica, comunque non importa, non mi viene in mente il termine, veramente. Comunque, non era abbastanza competitiva e quindi Ferrari decide di abbandonare il V12 piatto, 180 gradi, e passare a un V6 turbo. La sovralimentazione era già arrivata nel 77 con Renault in realtà, ma decide di passare al V6 perché il V12 comunque bello, grande, potente, però fin troppo grande, difficile da incastrare nel cofano posteriore naturalmente, quindi alla fine appesantire la macchina. Ecco quindi un 1980 V6, 120 gradi, 1500 di cilindrata, bello piccolo, se vogliamo anche più piccolo di quelli di adesso, non sto tenendo l'idea, ma 540 cavalli a 11.000 giri. 540 cavalli a 11.000 giri. Un V6 turbo. Turbo. Sì, lo so cosa stavate aspettando. E cosa fai? Non ce la metti una bella Deltona nel video? Avete ragione. Questa qui in particolare è una Lancia Delta Evoluzione Martini 6, nata per celebrare la sesta vittoria consecutiva nel Mondiale Rally. L'hanno fatta soltanto in 310 esemplari. Non male, carina. Bisognava mettere una Delta nel video, bisognava. Ah, questa c'è un'altra Delta. Una fra le macchine che più mi piace qui è proprio una macchina abbastanza normale. Ditelo, a guardarla pensereste che sia degli anni 80, vero? Anni 80, sì, magari fine 70. No, questa macchina ha 50 anni quest'anno, 1972. Ditemi se non è avanti con i tempi. E pensate un po' che questa macchina qui nasce non per essere una sportiva a prescindere, nata su carrozzeria propria, no, nasceva idealmente come 128 Sport Spider. Non c'entra niente, vero? Mi rendo conto, ma facciamo un salto indietro. 72, no, 69, perché nasce da laggiù, la Runabout. La Runabout è una concept fatta da Bertone che semplicemente stava pensando a fare una versione sportiva della A112, dell'auto bianchi A112, però è stata trasformata per portare la trasmissione e il motore non da davanti, ma sul tutto dietro. Questa macchina è motore posteriore e trazione posteriore con le componenti della 112. 1969, te l'avevo vista, molto particolare. Poi, molto semplicemente, i dirigenti della Fiat decisero di non fare una 112 di questo tipo, con motore posteriore e trazione posteriore, optando per una 112 Abarth, molto più semplice, che facesse concorrenza alla Mini Cooper, che ormai cominciava a prendere una bella fetta di mercato perché costava poco ed era divertente da guidare. Ebbene, questa macchina qui quindi finì quasi abbandonata in qualche angolo dello stabilimento di Grugliasco di Bertone, finché un giorno il buon vecchio avvocato Agnelli passò a trovarli e la vide parcheggiata in un angolo e disse: bello quel modello, sarà il 128 Sport Spider, vero? In quel momento Fiat stava pensando a una sostituta dell'850 Spider e cercava un modo di decappottare il 128 e non stava trovando alcuna soluzione. Ecco qui la soluzione. Allora iniziò una cosa chiamata X19 come progetto interno ed ecco qui che nasce dopo un po' di tempo, nel 1972, quella che sarà la X19. Il motore sarà centrale posteriore, la trazione sarà posteriore, il cambio inizialmente sarà 4, poi 5 marce, una macchina leggera da 880 kg, 880 kg, con un motore relativamente piccolo, siamo su circa 80-90 cavalli, niente di che, ma proprio ciò che serve per divertirci con la leggerezza, per dire un nome qualunque. Mazda MX-5 vi dice qualcosa? Bene. Circa 15 anni prima. Eccola qui, in Italia. Italia. Dovremmo esserne fieri, giusto? Qualcuno potrebbe dire, ma la potenza non ce n'è. Ecco, poi arriva Dallara. Dallara, che decide che la scritta X19 deve essere scritta per lungo, anziché mettere X19 per numeri, ed ecco qua la X19
scritte in modo diverso. È il 1975 e qui di potenza ce n'è molta di più. La carrozzeria è stata allargata, è stata creata per andare veloce in pista, è stata veramente destraniate di tutto, il motore ha dei rampipe a vista posteriore, le cinture sono quattro punti, la posizione di guida è stata arretrata, è stata alleggerita, c'è un gigantesco alettone posteriore, la strumentazione è molto particolare, c'è di tutto e di più su questa macchina. Ma ora vi racconto un piccolo dettaglio dell'X19 in sé. Pensate un po' che stava per essere bruciata dalla De Tomaso, bruciata intendo dire rubata, nel senso che quando la Fiat iniziò a fare progetti sull'X19 dalla Runabout, De Tomaso scoprì che quella macchina esisteva ed era interessante e quindi decise di correre, chiese aiuto alla carrozzeria italiana Ghia, crearono un modellino di quello che avevano visto della Runabout e dell'X19 e andarono a creare quella che si chiama De Tomaso Vallelunga. Stavano per bruciarli sul tempo, ma alla fine la Fiat riuscì a scamparla con il disegno di Marcello Gandini. Che spettacolo, eh? Oh, bello, qui c'è qualcosa di carino, guarda un po'. Una Fiat Abarth 1000, molto particolare perché di fatto si basa sulla Fiat 850 come idea, la 850 Spider, no Spider, scusate, Coupé Sport, ma Abarth ha deciso che 850 di cilindrata non bastava, meglio mettere un 1000, perché no? Mettiamoci un 1000. 49.900 euro? Vabbè, un po' tantino, però non male, non male, non male. Allora io adoro la 50 Special, la Vespa 50 Special per me è la vita. Perché metterci il nasello del PX? Io capisco che sa di moderno, negli anni 80 faceva anche cosa figa da vedere. Ma no, no, come metterci le frecce? No, si va in giro e si mette le mani e si rischia la vita, come si deve fare. Questa è l'epoca, questa è mettersi nel periodo storico, no? Fatti prendere il microfono, cioè bisogna dire, è acceso sto coso, sì, è acceso. La vedi? Siamo nel 1924. A parte, come ci ricorda il buon Antonio Aymar, gli studi aerodinamici sono stati inventati l'anno dopo, a quanto pare, perché una forma così poco aerodinamica bisogna impegnarsi. Io vi vorrei far notare questo oggetto qua. È elettrica. 42 celle, 15 piastre, 190 ampere di capacità, 190 ampere ora, 145 km di autonomia, 1924. Ne fa più di una Smart. Incredibile, comunque l'elettrico è il futuro nel 2022, sicuro. Ma secondo voi Lamborghini, meglio anni 60, anni 80 o magari anni 90? Così, perché tra Miura, Countach e Diablo è sempre un po' difficile scegliere. Io andrei sulla Countach. So che avrei dovuto scegliere Miura, ma sceglierò la Countach perché ha quell'anima Lamborghini. Tipo, devi fare manovra e devi aprire la portiera. Per me è molto Lamborghini questa cosa. Ah beh, Ferrari 250 GT del 63. Un anno particolare, perché questa macchina, magari in forme simili l'avete anche già vista di un altro brand che è nato proprio quell'anno. Lamborghini, che guarda caso l'ha chiamata 350 GT. Ma così per dire. 250 GT, 275 GTB due anni dopo, 65. Poi 275 GTB l'anno dopo. 66, non male, poi vabbè, c'è la Daytona e va bene, la 365 GTB4 del 70 e poi dopo passiamo all'evoluzione degli anni 90, 94, 456 GT e infine 2002 con la 575, che comunque tutti quanti ci ricordiamo sempre con un po' di quel motore, non male, eh? E Malaurus non è una Lamborghini. 1986, 1993. Lo dite voi a Lamborghini? O lo facciamo dire a lei? LM002. Così, per dire. Io sono un po' di parte, ma godo. Godo perché la Mazda MX-5 per me è proprio un... è qualcosa di famiglia, sostanzialmente. L'ho venduta, mi manca. Mi manca tanto. Un anno ha però, 1006, iscritta all'ASI, 1990, 65.000 km, rifatta tagliandata, distribuzione pompa dell'acqua, pneumatici nuovi, 15.500 euro. Beh, l'NA ormai siamo lì nel 90 con pochi chilometri. È così. Ma cosa sarebbe Milano Auto Classica e tutte le auto d'epoca se non si potessero comprare? Beh, ovviamente qui c'è spazio anche per le case d'asta a Milano Auto Classica. In questo caso ad esempio Bonhams che inizierà tecnicamente tra poco e vabbè.
magari ci diamo un'occhiata, vediamo. Non ho mai visto un'asta dal vivo, quindi sono particolarmente interessato e devo dire che è molto carina come cosa, molto, molto particolare. Guardate un po', adesso c'è il battitore d'asta che sta chiamando le varie offerte. Venduta una macchina a 13.000 euro, credo fosse una Lancia laggiù in fondo, comunque una berlina degli anni 50. Particolare. Prossima macchina, siamo avanti così. Molto carina come cosa, un sacco di gente, un sacco di offerte, molto particolare. Mai visto prima come funzionasse un'asta dal vivo, comunque ci sta tutto perché sostanzialmente ci sono il battitore d'asta e tutte le macchine parcheggiate qui vicine. Ogni auto una volta viene messa all'asta dal battitore di asta, che viene descritta un pochino, dato l'anno, i chilometri, il valore più o meno come base d'asta anche. Base d'asta comincia, prima offerta, si va e si continua così finché le offerte non finiscono e vince naturalmente l'offerta più alta. Molto semplice, ci sono auto con riserva, auto senza riserva, insomma il prezzo minimo da avere, insomma da pagare per potersela portare a casa con certezza e via. Molto interessante, sono tante di quelle macchine carine ma molto particolari, molto 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 particolari, tipo ad esempio qui sotto abbiamo dal nuovo al vecchio, guardate tipo là sotto c'è lì una Jaguar E-Type Cabrio, particolarissima con i suoi classici tre tergi cristalli, c'è una Lancia Delta Martini da rally ovviamente, una 124 Abarth da rally. In particolare là sotto c'è anche una Fiat 500, la 500 proprio, da rally, anche che ha percorso regni di Sardegna. Ci sono anche delle torpedo, vedete laggiù, quella Spider laggiù è una torpedo. Ci sono delle grandi berline come le varie Lancia, anche delle auto da formula. C'è di tutto e di più qui all'asta. E tra l'altro le offerte arrivano anche via telefono. Laggiù sono delle persone apposta per ricevere le chiamate via telefono e le offerte così. E quindi non sai mai fino all'ultimo se effettivamente hai vinto o no. Carino, spettacolare. Vabbè, andiamo avanti. Questo è un Peugeot 205 1009 GT, un modello che la gente una volta non si filava tanto perché c'era il Turbo 16, ma ora sta cominciando ad essere valutato. Questo qui con 118.000 km costa 28.000 euro. Però qui c'è un pezzo d'arte. 150 esemplari, la 722S, la Mercedes SLR McLaren naturalmente, fatta in 150 esemplari 2009, 5,5 litri V8, cambio automatico a 5 marce. Diciamo che siamo su 500-600.000 euro, prezzo su richiesta, ma tanto viaggiamo lì, 600.000 euro ci sono tutti. Mamma mia. Sì, ecco, qui bisogna essere un attimo sinceri. Io questa Porsche la chiamo... Mi assomiglia a una ranocchia, no? Ma non è perché non è esteticamente riuscita del tutto, forse. Tutto sommato. Cioè, va benissimo, Porsche a motore anteriore, trazione posteriore, particolare come idea, ma... la 928 non è facile da capire, neanche per il suo tempo forse, però c'è una bella storia legata a questa macchina per un grande esponente del settore che è Jeremy Clarkson. Vi invito ad andare a scoprirla, è carina come storia. Lui adora questa macchina. Questo ammetto che non l'avevo mai vista prima, in tutta la mia vita. E ho fatto fatica anche a leggere il nome, Fulvia Sport, ho detto sto simbolo, 1003S, era anche abbastanza facile arrivarci. Una Fulvia Sport. Carina, 15.000 km, 1971, 39.000 euro. Mai visto una Fulvia coupé, di fatto, perché non l'ho mai visto. Talmente ho iniziato a vedere quella da rally normale, standard, che ormai non mi stupisco quando vedo le Fulvia così, o le Fulvia berlina quattro porte, che quelle se ne vedono poche. Carina, niente male. Vi faccio notare l'enorme somiglianza che c'è fra la Ferrari Testarossa, soprattutto qua dietro, con la 512 TR. Sono praticamente uguali, ma anche sulla fiancata sono molto molto simili, le feritoie sono uguali. Che parenti strette. Cioè, no, la cosa greve, oltre a incontrare il buon Matteo Valenti... Ma sono qua in incognito. Dimmi, fammi vedere, anzi non farmi vedere, non facciamo pubblicità, cos'è che vuoi comprarti? Allora, ho trovato questo... Ragazzi, no, sono serio, ho trovato questo venditore, serissimo, di piemontese, a cui ho chiesto il preventivo per la migliore auto di Milano Autoclassica che io modestamente ho visto, che è una Citroen C6 2007 HD con le sospensioni idropneumatiche, idrattive. Quella macchina l'abbiamo vista poco fa e abbiamo detto, beh sì, però va bene, passiamo oltre. La comperei immediatamente e qui chiudiamo tutto. Ciao. Insomma, queste erano alcune solo delle macchine che secondo noi sembravano le più interessanti, ma sicuramente ce ne sono tantissime altre tra il padiglione 7, il 6, il 10 è pieno. Quindi se anche voi verrete qui questo weekend a vederle, fate sapere qui sotto nei commenti qual è quella che vi è piaciuta di più. Magari ne parliamo un po'. Ci vediamo al prossimo video qui su Automoto. Ciao ciao!